Eccoci qua, ben ritrovati il nostro spazio Cucinando con MD, puntualmente lui che è tanto ricercato, apprezzatissimo per le sue ricette. Questo momento di diretta per deliziarvi con le sue ricette, Chef Erio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Pensavo che dicessi Super Erio, invece Chef Erio. Super Vabbè. Chef Erio. Ok, perfetto, perfetto. Chef, ma tu sei seguitissimo in questo spazio, veramente piaci tanto, piaci come cucini, le tue ricette sono sempre diverse, creative, entusiasmanti, esplosive, ma oggi come ci sorprenderai, chef? Secondo me sarà il contrario, perché ci sei tu in mia compagnia, quindi tutto si evolve, perciò va bene la cosa, ecco. Ma no, chef. Allora, ci piace, allora, oggi ci piace cucinare. Eh sì, oggi faremo un bello spaghetto con spaghetti, seppia, pomodoro secco e zucca. Quindi un piatto nuovo ci sta, dai, ogni seppia tanto. Seppia e zucca, abbinamento inusuale per quanto riguarda molto casa mia, inusuale. Magari casa vostra no, però da Chef Erio la fantasia è sempre esplosiva e sempre al top, quindi appropinquiamoci alla preparazione di questa ricetta. Chef, allora, Mary, parla te, io mi taccio perché altrimenti non si Mary, comprende come si deve cucinare questa ricetta. È semplicissima come al solito, caliamo i nostri spaghetti, 10 minuti di cottura, a 9 minuti li alzeremo, padella antiaderente, olio extravergine, spicchio d'aglio e peperoncino, che ci vuole, no? Quel pizzico di peperoncino, devo essere sincera, con la zucca ci sta proprio bene. Infatti, quella spinta in più ci sta. Quella spinta sul serio, chef, ma quanto sei serio tu quando sei in cucina? Pochissimo, quasi niente. Praticamente la mia cucina è sempre una sala, divertimento. È una sala giochi, diciamo. È una gioia. No, è una sala giochi proprio. Si gioca, si scherza, si lavora tantissimo. È l'armonia che rende tutto più semplice. È bellissimo questo aspetto, ecco, riuscire a divertirsi, a condividere momenti di gioia, perché poi tu lo fai con la tua brigata, ma il tuo ristorante Mangiando sul Serio, lo ricordo, a Nola, a Due Passi a Vulcano Buono. Vuoi salutare un po'? Complimentarti? Al mitico Raffaele salutiamo, dai. Ciao Raffi! Allora, Chef Erio parla sempre bene di te in realtà davanti alle telecamere. Poi quando le telecamere si spengono, Chef Erio, non è vero, in realtà, anche perché quando io sono qui, lui è il mio sostituto. È vero, è vero. Quindi torniamo a noi, Mary. Vai. Abbiamo messo olio extravergine, peperoncino, aglio e gli abbiamo aggiunto un trito di rosmarino. Anche il rosmarino? Il rosmarino. Andiamo ad aggiungere le nostre calamari, in questo caso. Calamaretti piccoli, vedi come sono belli, teneri. Quindi li abbiamo fatti a julienne e li mettiamo in padella, semplicissimo. Dai, spaghetti. Lo spaghettone con la zucca bellissimo. Diventa un abbinamento, ripeto, insolito, perché la zucca si prepara con il riso oppure per esempio con la pasta mista o anche con lo spaghettone prospezzato, ma è in realtà una ricetta un po' scontata, quella poi di casa nostra, quella delle nostre esatto, mamme. Esatto, esatto. Invece questa versione sul serio, ma in realtà anche un po' a metà tra tradizione e innovazione, anche un po' gourmet, la Chef Erio la rende diversa, appetitosa e non dimenticando quello che comunque è il prodotto di stagione, quindi esatto, la zucca, la zucca rispecchia anche zucca. La tua filosofia, ecco, esatto. Cucinare sempre con i prodotti di stagione, però allora, variando con le varie appunto variabili che possiamo inserire nella cucina in tutte le volte qui la mattina nel Cucinando con MD. Chef Erio ci aiuta per l'appunto, grazie chef per questi consigli che ci restituisci tutti i giorni sempre in maniera diversa, che poi è un piacere svelare i nostri segreti, che poi segreti non sono, sono solo tecniche affinate con la tua esperienza esatto, e la tua competenza portate alle proprie esigenze, poi ecco la tecnica ne farà, la fa l'esperienza, no? Allora Mary, aggiungiamo una bella cubettata di zucca. Guarda che bel colore, che bel colore. Quindi prima però i calamaretti, esatto. Quindi la zucca la facciamo cuocere pochissimo, così abbiamo quel poco di croccante. Che a te piace tanto. Esatto, brava. Prezzemolo. E in ultimo andiamo ad aggiungere i pomodori. Ci aiutiamo con acqua di cottura. Togliamo l'aglio,
e continua la cottura. Mary, questo è un piatto nato zucca e seppia. Io ho inserito il pomodoro secco perché la seppia già è dolce in sé per sé, la zucca è dolce, quindi gli abbiamo dato quello sprint. Quindi l'aggiunta del pomodorino secco, esatto, permette di restituire un maggiore equilibrio anche di acidità, chiedo chef, esatto, il Mary, tuo aspetto abbiamo preso pomodoro culinario secco sott'olio, che se l'hai assaggiati ha quella punta d'acido che a me serve in questo piatto. Aggiungiamo un altro po' d'acqua di cottura e aggiungiamo i pomodori secchi, vedi? Sì. I pomodori secchi sono delicati, li aggiungiamo in ultimo per non farli sfaldare, no? Perché in realtà vuoi che che il piatto per abbia ancora quella croccantezza, quindi sia con la zucca ma anche con i pomodorini secchi, e mi tu sembra pensa di comprendere. Quando arrotoli nel piatto che con bontà, la forchetta, il pomodoro secco ci fa compagnia. Mary, semplicissimo, no, questo piatto? È semplicissimo, in realtà diversissimo, quindi prendete nota, annotate, ecco, proprio comperate, possiamo dire, un vostro ricettario, di chef superaereo o super chef aereo, ecco, possiamo dire così, e al di sopra del quale naturalmente appunterete tutte le vostre ricette che preferite, quelle che magari con i consigli di chef aereo vi risultano davvero bene, ottime da a realizzare, e questa qui per l'appunto è da ricordare, non dimenticare. La zucca effettivamente è un prodotto di stagione, la cuciniamo quasi sempre, no? Però poi ci dimentichiamo quale potrebbe essere la sua variante migliore. Oggi ve ne proponiamo per l'appunto una con l'abbinamento di che cosa? Dei calamari e dei pomodorini secchi. Ti dico di più, la troveremo in parecchie versioni la zucca in questi giorni, quindi ci faremo una scorpacciata di zucca a gogo. Che a me piace tanto davvero. Che bella, colorata, sì, saporita e genuina, che no? È buona, è buona. Quindi, chef, però mi devi dare un consiglio, perché noi abbiamo due tipologie di zucca. Dici. Abbiamo quella tipica, che è la testa di zucca che poi utilizziamo per appunto ad Halloween. E poi abbiamo invece quell'altra tipologia di zucca, che è quella rotonda, un po' più chiara. Yes. Cosa vuoi sapere? Qual è più buona? Qual è più dolce? Allora, in verità ci sono centinaia di qualità di zucche, non solo due. Io ricordo queste. E quelle più famose sono quelle là del nord Italia, no? Ci sono zucche di ogni genere. La zucca deve essere gialla, arancione. Non compriamo quando è verde, che è poco matura. Se la compriamo verde, lasciamola riposare in frigo qualche giorno. La lasciamo maturare. E poi di questi periodi sono tutte belle le zucche. Sono tutte belle, saporite. Allora Mary, abbiamo scolato quasi a 8 minuti, gli lasciamo gli altri 2 minuti di cottura in padella e la risottiamo facendo uscire l'amido degli spaghetti, e poi ci aiuta anche la zucca, no? In questo caso. La zucca che comunque poi nella sua fase di con cottura i suoi collega. Sì, con i suoi zuccheri, quindi abbiamo un legante naturale. Mi passi il piatto per l'impiattamento, certo, Mary? Certo. Quale colore hai scelto? Scelgo oggi questo colore, che bellissimo, bellissimo, dai. Secondo me è l'ideale questo piatto per accogliere questo primo così appetitoso, così gustoso. Che dici? Ti è piaciuta la scelta? Bellissimo. Anche perché all'interno ha questi colori un po' ramati, un po' luccicosi, no, splendenti. Un mosaico, com'è questo piatto? Che per l'appunto ricorda la presenza di vari ingredienti che ritroviamo in questo primo oggi nel Cucinando con MD di Super oggi. Chef Aereo. Allora Mary, negli ingredienti non c'era l'aggiunta di formaggio, di pecorino o altro. Infatti avrei voluto chiederti proprio questa cosa. Ti ho anticipato. Grazie, in realtà è il pubblico che voleva chiederti. Invece io vi dico, se volete osate, anche con una bella grattugiata pecorino? Di pecorino dolce. Sì, pecorino, non molto forte, quindi un pecorino più fresco. Pecorino dolce, però consigliarci a questo punto. Un pecorino più fresco, più dolce, meno stagionato, quindi risulta più dolce sicuramente. Se volete osare, altrimenti lasciatelo al naturale com'è.
e farà la sua bella figura. Comunque. Pronti con questi spaghettoni, vero chef? Perché questa... Spaghettoni, ecco perché i 10 minuti di cottura, Mary. Sì. Infatti, l'unico... Abbiamo più tempo di cottura che per la realizzazione del sugo, no? E come al nostro solito, sono tutti sughi veloci. Allora, guarda che bella figura fa sto piatto, guarda. Semplicissimo. 2-3 ingredienti messi lì, non a caso. Non a caso, perché ricordiamo che la tua creatività è sempre figlia di una grande sperimentazione. Tu al tuo ristorante Mangiando sul Serio, che si trova a Nord dei Passi del Vulcano Buono, sicuramente sperimenti fra tradizione ed innovazione e oggi per l'appunto ne è una fattiva dimostrazione. Quindi abbinamento puntuale, non a caso scelto e naturalmente prima gustato, perché sei il primo, no? A provare sì. I tuoi piatti. Allora noi osiamo, Mary. Oggi osiamo, anche dai. Noi osiamo. Wow, quindi... questa viaggiatella di questo poco, formaggio vedi? Pecorino pochissimo fresco. Prodotto e voilà. Che buono, come potete non seguire il nostro super chef Ferio, tra l'altro che ogni giorno ci aiuta a realizzare piatti diversi in cucina, perché poi cucinare tutti i giorni una settimana intera è pesante, chef. E tutti piatti diversi poi tra l'altro. Appunto, la varietà e la creatività è solo di casa nostra. Lo facciamo solo noi, lo facciamo. È solo di casa nostra, ma è soprattutto la creatività del sapiente e straordinario super chef Ferio. Ma ti hanno mai detto che sei bravissimo? Tutti i santi giorni tu, grazie. E allora io ti aspetto ancora qui al nostro Cucinando con MD. All'interno di Mattina Live, uno spazio seguitissimo grazie a voi pubblico che ci seguite davvero con tanto affetto e ce lo dimostrate. Bacini Mariu, alla prossima con un'altra ricetta.